Sassari, il personale della sezione volanti della questura ha tratto in arresto un 43enne con precedenti di polizia per furto aggravato. Gli operatori sono intervenuti nel centro storico cittadino dove è stata segnalata una persona che stava perpetrando dei furti su una decina di autovetture. Giunti prontamente sul posto, in base alla descrizione fornita agli operatori, i poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo, non nuovo a questo tipo di comportamento, tanto che nella serata era già stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Il 43enne è stato trovato in possesso di diversi oggetti, tra cui un tagliavetri con punta diamantata, un arnese rudimentale per forzare le portiere delle automobili ed un coltello a serramanico. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della questura e successivamente all'udienza di convalida è stato accompagnato presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria. È ripresa ieri pomeriggio nell'aula magna dell'Università di Sassari la giornata del medico. Dopo un anno d'assenza a causa della pandemia, sono state accorpate due edizioni in una, la 65esima e la 66esima. Una cerimonia che si è svolta in forma ridotta, ripresa in streaming e trasmessa sul sito dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari. Presente il direttivo dell'Ordine, il presidente della Commissione Odontoiatri Carlo Azzena, il presidente della struttura di raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari, Giovanni Soggiu. 2 ore di diretta che si sono aperte alle 16 con i saluti del presidente dell'ordine Nicola Addis, la benedizione dell'arcivescovo Monsignor Gianfranco Saba. Tra i momenti più significativi della giornata, la consegna del sigillo d'onore dell'ordine al prefetto Maria Luisa d'Alessandro, che ha appreso a sorpresa e con commozione dell'importante conferimento come custode e divulgatore dei valori dell'ordine. Un'onorificenza istituita nel 2012 dal consiglio direttivo a persone appartenenti alla società civile, non necessariamente medici, con particolari meriti per le attività svolte alla salvaguardia della salute pubblica e attenzione a coloro che versano in condizioni di vulnerabilità fisica e psichica o fragilità sociale e civile, nonché alla divulgazione dei valori etici che il codice di deontologia medica persegue. Si è proseguito con ritmo serrato al giuramento professionale dei medici neoscritti. Nel corso della cerimonia si è osservato un minuto di silenzio per i 44 medici deceduti nel 2020 e nel 2021, tra questi 4 a causa del Covid. In chiusura, il presidente dell'ordine, Nicola Addis, ha ricordato che l'ordine è la casa del cittadino e che la professione del medico deve riacquistare l'autorevolezza persa, riprendendo il contatto fisico con il paziente, anche in tempi di telemedicina, ricordando che un medico, anche se in pensione, resterà sempre un medico e lo si è dimostrato in questo periodo di pandemia in cui molti pensionati hanno dato la loro disponibilità negli hub vaccinali. Arzachena. Durante i servizi coordinati di controllo del territorio, i carabinieri hanno tratto in arresto un imprenditore incensurato per produzione e detenzione ai fini di spaccio. I militari, durante un controllo effettuato nel centro di Arzachena, in viale Costa Smeralda, hanno fermato la macchina di una coppia di giovani. Il forte odore di marijuana proveniente dal veicolo ha indotto i carabinieri ad effettuare una perquisizione veicolare e personale, rinvenendo 4 grammi della sostanza nella borsetta della ragazza. Non solo, i militari per proseguire l'atto di polizia si sono recati anche presso l'abitazione dei giovani che condividevano con il fratello del ragazzo ed era proprio tutto suo ciò che è stato rinvenuto. 19 piante di cannabis già essiccate dell'altezza di quasi 1 metro e 1,2 kg già pronta per lo smercio all'interno di vasi di vetro e materiali per il confezionamento. Per tale motivo è stato tratto in arresto e condotto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per la giovane invece è scattata la segnalazione presso la prefettura quale assuntrice. Stintino, sono stati completati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione della piattaforma che ospiterà il nuovo impianto di distribuzione carburanti nel molo di sopraffluto al porto di Tancamanna. La ditta incaricata ha realizzato inoltre il cavedio che collegherà l'impianto con i serbatoi. Questi ultimi saranno realizzati nell'area adiacente al parcheggio delle autovetture.
Per fare questi, però, sarà necessaria una variante che sarà presentata a breve. Sarà necessario effettuare degli scavi per l'inserimento delle cisterne che saranno poi collegate al cavedio. La parte impiantistica invece sarà a carico del gestore del distributore che si aggiudicherà la gara d'appalto. Inoltre, in prossimità della piattaforma, è stato anche sopraelevato il muro di soprafflutto a protezione di eventuali mareggiate. La realizzazione dell'opera, lotto 1, rientra all'interno del progetto di valorizzazione dell'area che prevede nel lotto 2 la costruzione del ponte, la realizzazione di una nuova passeggiata, quindi il nuovo molo traghetti, un'operazione che punta a dare un nuovo volto al lungomare Colombo, al porto Mannu e che è stato finanziato dalla regione con 4,4 milioni di euro. Con questi lavori, afferma il sindaco Antonio Diana, con la realizzazione del ponte mobile che unisce il porto Mannu con Tancamanna, i parcheggi sotto l'isolotto diventerebbero ancora più vicini al paese, consentirebbero all'area di diventare luogo ideale per gli arrivi e le partenze delle imbarcazioni che servono il parco dell'Asinara. È innegabile il fatto che l'isola rappresenti un'occasione di sviluppo per i territori che le ruotano attorno, ma è importante che quegli stessi territori, con strutture dedicate o con servizi, siano attivi per dare un contributo allo stesso parco. La valeriana, conosciuta anche come valerianella o formentino, è una pianta officinale erbacea annuale o biennale appartenente alla famiglia delle valerianacee, originaria del territorio mediterraneo, in modo particolare della Sardegna e della Sicilia. Attualmente è diffusa in tutte le zone a clima temperato. Si presenta come un cespuglietto privo di stelo, con foglie a forma di spatola, di color verde brillante e lunghe una decina di centimetri. Nei mesi tardo primaverili produce uno stelo fiorale diramato in vari mazzetti di piccoli fiori color bianco-azzurro. Il frutto dell'insalata valeriana è un achenio grigio dalla superficie liscia. L'insalata valeriana può essere facilmente coltivata poiché non necessita di accorgimenti particolari. Resiste brillantemente sia in pianura che in montagna e predilige terreni soleggiati, ben drenati e azotati. Può completare lo sfruttamento del territorio utilizzato per le patate. La valeriana ha un apporto energetico molto ridotto e la sua funzione nutrizionale è di aumentare principalmente gli apporti di fibra, sali minerali, vitamine con concentrazione di vitamina A, vitamina C, vitamina E e acido folico. Contiene olio essenziale con effetto antispastico, rilassante per il sistema nervoso. Vale poi trati con proprietà sedativa. La pianta ha un notevole potenziale tranquillante, viene generalmente usata per combattere i disturbi del sonno, ma può essere determinante anche nei casi di attacco di panico e angoscia e per alleviare i dolori addominali e le irritazioni del colon e per regolarizzare il funzionamento del sistema nervoso centrale, specialmente quando un soggetto manifesta palesemente stati d'ansia tali da compromettere il benessere di una persona o alterare il suo ritmo cardiaco. La valeriana può essere considerata un rimedio omeopatico e per questo motivo è reperibile in commercio senza particolari vincoli. Il suo acquisto non è soggetto a prescrizione medica ed è necessario attenersi alle istruzioni riportate dal foglietto illustrativo per comprenderne le modalità di assunzione. La valeriana sarebbe un possibile rimedio contro l'epilessia, in quanto capace di alleviare gli spasmi muscolari ed efficace per combattere l'isteria e gli stati di ansia in generale, oltre che le nevralgie e le coliche nervose. L'impiego culinario dell'insalata valeriana, giovane e prediletto crudo per la dolcezza e la delicatezza del sapore, se saltata in padella, meglio quindi non eccedere con le spezie e gli aromi come pepe e aglio. Inoltre, in entrambi i casi, si consiglia l'utilizzo di un olio extravergine di oliva delicato. La valeriana si conosce fin dai tempi più antichi e nel Medioevo si dice che Fabio Corona, un famoso scienziato del 1500, abbia curato l'epilessia grazie a questa pianta.
La Raimond Handball Sassari si impone sul campo del Secchia Rubiera nella gara valevole per la quinta giornata della Serie A Beretta. Nella prima trasferta stagionale i rossoblù si sono imposti con il punteggio di 38-21. Con i 2 punti ottenuti in Emilia-Romagna, i sassaresi proseguono la loro corsa nei quartieri alti della classifica, salendo a quota 8 e agganciando la seconda piazza. Nel prossimo weekend si volerà in Norvegia per la doppia sfida di EHF Cup contro il Naerbo. L'avvio di gara ha subito chiarito quale sarebbe stato l'andamento della sfida del Palabursi, con la Raimond che si è portata sul 7-0 nei primi 8 minuti di partita. Piazzato il break, i sassaresi hanno controllato agevolmente la partita, gestendo il vantaggio e allargando la forbice fino al più 10. Rubiera chiude il primo tempo con 3 reti che consentono ai padroni di casa di arrampicarsi fino al 13-20. La ripresa si riapre con il quarto gol consecutivo del numero 5 di Rubiera. La Raimond risponde con il 2-0 che vale il 14-22 del 32esimo. Poco prima della boa di metà secondo tempo, il tris di reti messo a segno da Bargelli fa dilatare ulteriormente il margine. Negli ultimi 15 minuti di partita, i rossoblù allungano ancora, chiudendo la gara con un altro parziale che fissa il punteggio finale sul 38-21, con cui le due squadre rientrano definitivamente negli spogliatoi. La serenata va zia, ara più bella buppia, pallocida diamanti, le peri longhi più brillanti, fa un amore sincero, né tu pulite lento, so tant'anni che sto soffrendo. Aramur danni soccorrendi. Dammi la mano, doia, se tu mi la concedi, passare da un amico che intendi in paradiso. Sempre e sei deciso da tu parti in paradiso, t'ama sempre e sei deciso da tu parti in paradiso. Amori, è vita mia, mi dici buonasera, ma non raggiamo più, ma in nome gioventù, quando mi abbaidava, chissà cosa pensava, e io mi innando la vego niente. Ara muda da puro e soffrendi. Dammi la mano, doia, si tu la concedi, passare da un amico che andendo in paradiso. A chi dananzi a te, da tu pa, da tu pa, di paradiso.
ma sempre e se decisi da tu Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail ssd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre. Telegi guarda al futuro. Dal prossimo 22 novembre la nostra emittente lascerà il digitale terrestre per passare, dopo quasi un anno di sperimentazione, su internet. Telegi già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere TeleG sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet, digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo, la potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. TeleG, la TV in tasca. Thank you.